Ciao a tutti, allora oggi vi faccio vedere il trucco che indosso. Dunque, ho usato una palette che avete in tantissime, di cui vi ho fatto già molto tempo fa un stavo dicendo mi trucco con voi, ma de che, un trucco del giorno che vi era piaciuto molto. E oggi però ho deciso di utilizzare dei colori di questa palette che non avevo ancora mai usato. La palette in questione è la Comfort Zone della Wet n Wild, che io ho preso all'incirca un anno fa, che ha dei buoni colori. L'unica cosa, per quanto mi riguarda, li devo comunque fissare molto bene con una base, anche se oggi non ho usato solo la base della Urban Decay, la Eden, che uso sempre, però i colori sono dovuta andare a modularli piano piano, a costruirli, perché sono pigmentati ma sono molto polverosi. E infatti ho truccato prima gli occhi e poi ho fatto la base e mi sono ritrovata il colore che ho usato principalmente, che è questo verde fino qua giù. E appunto, anche se sono scriventi, bisogna andare a tamponarli con un pennello abbastanza fitto per quanto mi riguarda e per come piace a me truccarmi, e andare piano piano a costruire il colore, altrimenti rimane molto vacuo e diventa un po' tutto quanto uguale, soprattutto utilizzando certi colori tipo quelli che ho usato oggi. Il colore che non avevo ancora mai usato, se riesco ad aprirla, me lo faccio anche vedere, vediamo questo coso, è questo verde qui che non avevo mai usato e anche, boh, mi sembra anche questo di non aver mai usato, non sono sicura, non l'ho usata moltissimo questa palette, principalmente ho usato il solito colore, questo qui, che infatti è quello che avevo utilizzato nel vecchio video insieme a qualcos'altro, forse sui colori naturali. Allora, vi dico i colori che ho usato e dove e come e quando. Non ho usato solo lei perché non ha colori matte e io comunque ho bisogno anche di colori matte, no? Non mi piace fare un trucco dell'occhio totalmente shimmer luminoso. Dunque, ho cominciato con proprio questo verde e l'ho messo al centro della palpebra. Portandomi anche un pochino più in alto rispetto alla normale piega dell'occhio, perché come sapete io ho la palpebra mobile piccolina, quindi se non mi porto un pochino più su il trucco mi rimane troppo stretto. Se invece avete la fortuna di avere, come sempre vi dico, una pianura padana dove scatafangere ombretti alla come vengono, beate voi, cioè io purtroppo no. Poi ho messo nella prima parte dell'occhio, quindi l'angolo interno, e sono andata a sfumare con il verde al centro questo colore qui, questo che è una specie di taupe, sempre luminoso. Sulla parte esterna sono andata a scurire l'angolo e l'ho portato anche poi a ridosso, insomma, della piega un pochettino, appunto quest'altro colore che è un marroncino con Borgogna, Bordeaux, non lo so questo, e insieme al marroncino che invece è sopra. Ho fatto una mescolanza dei due e sono andata a fare la parte esterna dell'occhio. Poi sotto l'occhio sono andata con un pennellino cicciotto, ma a setole corte, belle fitte, a prendere questo colore qui e l'ho messo sotto tutta la rima. E poi sono andata invece con un pennellino di precisione, uno smudger, a mettere questo bordeaux, questo io, boh, sì, mi sembra bordeaux, a scurire la rima inferiore, proprio a ridosso della rima, e anche a scurire la parte superiore dell'occhio. La sfumatura nella piega sono andata a prendere la mia fidata Africa, cioè lei di Paola P. E a parte che anche qui vi faccio vedere i bucozzi che sto facendo in questa palette perché è fantastica, sono andata a prendere questi due colori, questi due, che è questo colore naturale pelle rosato, questo è più beige, questo è leggermente più rosato, e questo colore qua. Una leggera mescolanza di questi due colori, vedete, fa un po'. È un terra rosato questo, quindi mischiandoli insieme sono andata a fare questa sfumatura, che mi piace tantissimo e molto spesso ho sentito dire di questo colore, ma che colore strano, io non lo uso mai. Io vi consiglio di usarlo soprattutto in combo con quello a fianco per la transizione nella piega, per andare a sfumare ulteriormente. Dà degli effetti non convenzionali, è un colore particolare che si sfumano tra l'altro molto bene, quindi non è che vi fa questa chiazza rosata terra, ma diventa molto tenue.
E dà quel guizzo in più, quindi insomma, soprattutto con questi colori, anche con il verde, ecco, sta molto bene questo verde cachi, poi soprattutto, provate e mi saprete dire. Io trovo siano veramente due bellissimi colori da mettere insieme. Sono questi due qua. Questo è un color pelle, quindi comunque miscelandoli, questo qui si spegne ancora di più e dà davvero un bel effetto. Vi faccio vedere gli altri colori che ho utilizzato, che sono questo verde, questo è il taupe, sono insomma abbastanza polverosetti, ripeto, questo verde però è bellissimo, questo è il taupe luminoso che ho messo nell'angolo interno, questo è piuttosto scuro ed è questo marrone bordeaux e poi che ho miscelato insieme a questo qui anche per, cioè questi due insieme, anche per spegnerlo un pochino perché questo è veramente tanto carico ed è quello che ho messo nella parte esterna e poi sotto l'occhio e sopra l'occhio. Quindi sono questi qua i colori che ho utilizzato. Ah, ho dimenticato questo, che è questo rosa molto naturale con cui ho illuminato, eccolo qui, con cui ho illuminato la rima inferiore. Ecco, quindi questi sono tutti i colori che ho utilizzato. Mi è piaciuto molto il risultato, io lo trovo davvero molto, molto carino. Sono dei bei colori che vanno usati con cognizione di causa perché per quanto mi riguarda non mi durerebbe altrimenti nulla il trucco. E volevo farveli vedere, eccoli, sono questi qua. Questo è il rosa che ho messo sotto l'occhio, diciamo rosa, è un color carne rosato luminoso. Questi sono i due colori che ho usato nella parte esterna dell'occhio, questo per andare a scurire e definire le rime, e questi due sono i due colori che ho usato sulla palpebra mobile interno e centro della palpebra. Poi, che cos'altro ho utilizzato? Aspettate che mi levo un po' di schifezza dalle dita, se no non riesco a toccare più nulla. Ho utilizzato sul viso, al solito, io devo dimenticare un pezzo, altrimenti non sono io. La Mineralize Skin Finish Medium Dark, ma l'avete vista, penso non ne potrete più, vi starà uscendo dalle orecchie, per cui poco male. Come correttori ho usato una combo, cioè del correttore numero 6, il Full Cover di Make Up For Ever, in alcune parti del viso, quindi all'angolo del naso, dove ho qualche chiazzettina che ancora mi porto dietro, insomma, dall'abbronzatura, e insomma poco altro. E questo qui invece è l'anti-age della Maybelline sotto l'occhio. E quindi ecco, questo qua in zone diverse del viso, e sono andata a sfumare il tutto con questo pennello, infatti lo vedete bello zuzzo, della Zoeva, il Petite Stippling, il 122, e mi ero dimenticata di avere questo pennello, è fantastico, mi ci sono trovata benissimo, sia per sfumare i bordi del naso, perché ha proprio la consistenza giusta e la dimensione giusta, anche sotto l'occhio, quindi l'ho usato un po' per tutto quanto, mi è piaciuto molto, infatti ve l'ho portato per menzionarvelo per questa ragione. Per le sopracciglia ho usato la combo che alla fine mi piace di più, cioè la Kiko 04, che in definitiva è il colore che si adatta di più a me perché c'ha quella vena cenere giusta per le mie sopracciglia, e l'ho fissata con l'eyebrow filler della Catrice nel colore 020, che è il cenere. L'effetto è quello che vedete, mi regge molto bene, mi sta piacendo molto e come colori è la combo perfetta. Sulle guance ho messo leggermente un pochino di terra, questa è di Mulac ed è la 02 Morfeo. La terra fredda, colore centrale, insomma, tra quelle che hanno, credo. Comunque sono delle polveri fantastiche, cioè se riesco ad utilizzarle io che sono una ceppetta con queste cose, penso che le possono utilizzare tutti, credo insomma che sia quella intermedia, perché quella più chiara è un taupe freddo molto chiaro. Io sono ancora non abbronzatissima, ma ho ancora un po' di colorito e quindi quella non starebbe bene. Questa devo dire che non è proprio niente male. E ho messo come al solito l'illuminante Eros, che è lo 06 ed è questo qui. 06 perché chiama da fuori Roma, eccolo qui. Anche questo fantastico, già ve l'ho fatto vedere. Io non abuso perché non mi piace uscire come una pallina natalizia illuminata dalla lucetta magica, però devo dire che sono veramente delle belle polveri. Sono questi qua. Poi sulla mano abbronzata sono ancora più belle e si sfumano benissimo.
cioè sono fantastiche, guardate già, ecco questo è il bronzer che ho messo, fantastico. Sulle guance sono andata a mettere un prodotto che io ho da una caterva di tempo, che è il Pink Leopard, che ho in questa mini size e mi piace tantissimo sia la confezione che il prodotto. La cialda, come vedete, è già bucata perché ce l'ho da parecchio tempo. Effettivamente faccio una miscelanza di tutto. È luminoso il giusto, mi piace tanto, è proprio carino. Ecco, il colore è questo qua, quello che viene fuori miscelando tutto quanto. E l'effetto poi con l'abbronzatura è ancora più carino. È questo qui, questo. Sulle labbra, per finire, ho messo la combo dei rossetti di Kiko. Forse, no, non penso sia quello che sto usando di più, perché quello che sto usando di più, stranamente, è lo 01, quello proprio più naturale. Ed è la 02, e sono, faccio vedere prima la matita, perché ho usato tutto insieme appassionatamente. Questa è la matita 02, ed è questo colore qui, ed è un colore naturale marroncino con un po' di malva plamma all'interno. È un colore molto elegante e secondo me non è scontato, perché non è un nude che non si vede, ma è un nude che dà importanza anche al make-up che avete fatto. Il colore è questo, del rossetto. E secondo me può essere adatto a tante persone. Come colore a me piace molto e lo trovo, ripeto, molto molto elegante. Trovo che si sposi molto bene con i colori del make-up e quindi ho deciso di abbinare lui. Il risultato è questo che vedete e niente, come al solito vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e ci vediamo mentre mi pulisco un po' tutto con una salvietta. Alla prossima, ciao!